Bene ragazzi, bevendo e mangiando è venuta l'ora di cena e dobbiamo di nuovo mangiare. Questa sera abbiamo scelto un posto che abbiamo trovato sulla guida del Gambero Rosso, considerata come una delle migliori trattorie del Valle d'Aosta. Si chiama Trattoria di Campagna. Brava Elena. Adesso andiamo a farci una bella cenetta valdostana e vi facciamo vedere che cosa ci porteranno. Bene ragazzi, ci siamo accomodati, abbiamo scelto cosa mangiare ma ve lo facciamo vedere durante il video. Da bere ci siamo presi uno chardonnay, mezza bottiglia perché ci abbiamo già dato dentro 5 minuti fa, di una cantina locale qua della zona, piccolina, ma il vino non è niente male. Bene ragazzi, allora, io ho scelto le crepe alla valdostana, mentre Elena la zuppa alla valpellinense. La sua è una zuppa di pane, verza e fontina, mentre le mie sono delle crepe con fontina e pancetta croccante. Adesso vi inquadro la golosità di questi piatti. La Elena ha già immerso il cucchiaio nella sua zuppa e guardate lì la quantità di formaggio che c'è lì dentro. E le facci vedere come fila. E la guarda che roba ragazzi. No, adesso è ustionato. Non ti bruciare. Le mie sono le crespelle alla valdostana con prosciutto, fontina. Bella. Guardate che roba. Andiamo all'assaggio. Guarda com'è imbottita. Ragazzi, è buonissima. C'è prosciutto che esplode ovunque. E la fontina è fantastica. Sei in difficoltà? No. Bene ragazzi, non potete capire il profumo che c'è. Ho scelto un sottofiletto con i funghi porcini trifolati. Fantastico profumo e adesso l'assaggiamo. Cosa hai scelto tu, Ele? Io ho preso la valdostana. Fontina go go, amore sì. Mio, eh? Guardate che roba, ragazzi! C'è più fontina che carne! Wow! Torta di mele. Rotolo con crema pasticcera, vaniglia, limone, pera e cannella. Gianduia in sfoglia, frutti di bosco. Panna cotta con frutti di bosco. Mousse al cioccolato, panna montata, frutta cotta. Bene, non ho resistito e ho preso la torta al gianduia con la panna, ma vi rinquadro di nuovo il carrello dei dolci che fa spavento. Buongiorno ragazzi, siamo in partenza. Mentre la Ele si prepara, vi faccio vedere dove abbiamo alloggiato questa notte perché ieri mi sono dimenticato. Questa è la struttura qui abbiamo alloggiato, vedete, e guardate che panorama da quassù. E per chi volesse hanno anche la sauna su prenotazione. Questa mattina siamo venuti a Cogne, adesso visto che la giornata è bella andiamo a farci una passeggiata, dopodiché vi portiamo a mangiare con noi in un ristorante che è inserito nella guida Michelin. Ci vediamo dopo, venite con noi.
noi a passeggiare un po'. Guardate ragazzi che spettacolo! Abbiamo anche il laghettino e la Ele che va. Bene ragazzi, la nostra passeggiata ci ha portato alle cascate di Lillaz. Adesso vi portiamo a vederle perché sono veramente belle. Questa ragazzi è la cascata più alta. Bene ragazzi, ci siamo fatti la nostra passeggiata di 10 km, cioè abbiamo attivato lo stomaco e adesso ci è venuta un po' fame, quindi siamo pronti per andare a trovare il ristorante. Eccoci arrivati ragazzi, questo è il ristorante, Le Restignon. Bene ragazzi, ci siamo accomodati in un angolino, seduti sui divanetti, il ristorante molto carino, tipico della zona, uno chalet di montagna. Questo è il menù del ristorante. In più all'esterno c'era la lavagna con i piatti del giorno, che sono quelli che ho preso io. Per accompagnare il nostro pranzo abbiamo scelto come vino un Pinot Noir della Valle d'Aosta, anno 2017. Partiamo dal piatto di ieri, cosa hai preso? Io ho preso le crespelline a grana saraceno, stanno ancora bollendo tra l'altro. Oh mamma mia! Mentre io ho preso dei ravioli al cacao con una fonduta di parmigiano, dei porcini e tartufo nero. E adesso ragazzi, qui scatta il rito della scarpetta. Allora, com'erano le crespelle? Buonissime, cremose, belle cose, filanti, molto filanti. Cosa hai preso? Ho preso un carré di agnello, un crosta di pane, non mi ricordo che cos'altro. E patate al forno, vedo. Guardate ragazzi. Ah, forse c'è una salsa al vino. Potrebbe essere, guardate che colore l'agnello. Fantastico. Mentre io ho preso un filetto di maiale bardato con i fini ferri freschi e le patate al forno, anche questo ha una faccia veramente bellissima. Cottura del filetto perfetta a rosa, ma la cottura dell'agnello della Ele è una cosa spettacolare. Guardate che colore. Ragazzi, la Ele si finisce il vinello. Comunque ci sono arrivati i dolci, abbiamo scelto una tartatène col gelato alla cannella. E questo è il piattino mio e della Ele. Andiamo all'assaggio. Ragazzi, non so se lo sapete, questo è il caffè Valdostano all'interno della Grolla, o anche chiamato caffè dell'amicizia. È un caffè con l'aggiunta di grappa, rum e aromi naturali. Dovete sentire il profumo, non garantiamo che ne usciamo sani dopo questo assaggio. Bene ragazzi, sono le 3, il nostro pranzo è finito. Non siamo ubriachi stranamente, anche se ci abbiamo dato dentro con gli alcolici.
facciamo ancora una passeggiata per smaltire un po'. Comunque, ristorante buonissimo, la cucina ottima e si merita di gran lunga la presenza sulla guida Michelin. Se capitate a Cogne, ve lo consigliamo vivamente. Ricordatevi di seguirci su YouTube, di attivare la campanella, di iscrivervi al nostro canale, di mettere mi piace ai tuoi video, di fare i commenti. Ci trovate anche su Instagram e su Facebook. Ciao ragazzi!